titolo Al di sopra di ogni sospetto, Giuliano Ferrara, presenta i suoi ospiti e dice: vogliamo parlare di fascismo e antifascismo stasera. Abbiamo invitato due squadre, usa la parola squadre, ci sono due squadre che si contenderanno il campo. Squadre comparse. Si contenderanno il campo. E quindi ci sono, come dire, quattro esponenti che dovrebbero rappresentare il campo della sinistra, dove ce n'è solo uno autentico, che è Paolo Spriano, tanto Gianfranco Pasquino, Enzo Forcello, che era un giornalista, non ricordo chi era il quarto, e dall'altra parte c'è Renzo De Felice, l'inossidabile Paolo Mieli, che è ancora vivo e non lotta insieme a noi, e c'era ancora chi c'era, insomma, non ricordo, e ovviamente Giuliano Ferrara che faceva l'arbitro. Allora, il modello porta a porta fa sì che, appunto, la storia essendo diventata opinione, ognuno possa dire qualunque cosa. Ovviamente l'arbitro è uno che gioca in una delle due squadre, e questo dibattito grottesco, no, per cui la storia di vista da sinistra, la storia di vista da destra, che è un'altra sciocchezza, perché l'unica distinzione della storia è tra buona storia e cattiva storia. E quindi questo dibattito, appunto, come dire, apre un po' una voragine, perché è la televisione. Anni 90, comincia il nuovo ventennio berlusconiano. In questo ventennio berlusconiano sappiamo, dopo la prima caduta di Berlusconi, si arriva ancora a Renzo De Felice, che muore poi l'anno dopo, nel 95, fa un dibattito molto lungo invece sulla rivista Reset con Alberto Bobbio, in cui si discute ancora il fascismo e antifascismo. E in quel dibattito, intanto lo stesso anno, De Felice pubblica un'intervista, 20 anni dopo la sua intervista sul fascismo, resa a un personaggio molto chiacchierato, Michael Ledin, uomo della CIA, in realtà nel 75, nel 95 esce un'intervista a Pasquale Chesso, vice direttore del Panorama, intitolata Rosso e Nero. In queste interviste, nelle due interviste, De Felice portava i risultati politici del suo lavoro di storia. La seconda intervista del 95, lui muore poi l'anno dopo, muore prima di aver finito la sua monumentale biografia di Mussolini, che uscirà poi, l'ultimo volume esce a cuore di qualche suo allievo. Ebbene, De Felice riesce a dire delle cose agghiaccianti. Ne faccio un solo esempio: in realtà, appunto, Stalingrado, bisogna smettere di dire che è stata la battaglia che ha fermato il nazismo, Stalingrado è solo servito a costruire l'Unione Sovietica sulla posizione di dominio. E dice delle cose specifiche sulla resistenza e dà avvio a un vero e proprio processo di contronarrazione della resistenza. Che cosa dice? Che i partigiani erano un'esigua minoranza, che non godevano del favore della popolazione, che le loro azioni sono state politicamente sbagliate e militarmente insignificanti, anzi, assai spesso sono state azioni negative perché hanno provocato le rappresaglie. Il modello di Alasella, ovviamente, no? Eccetera, eccetera. L'anno dopo, 96, come sappiamo, il neo presidente della Camera, Luciano Violante, tiene un celebre discorso, diventato celebre, no? In cui tributa un riconoscimento ai ragazzi di Salò, suscitando le lacrime di Mirko Tremaglia che lo abbraccia. Finalmente qualcuno ci ha capito. Nasce una nuova retorica, quella della memoria condivisa. Quella, appunto, per cui tutti in fondo, purché fossero in buona fede, come fai a negare la buona fede? Avevano ragione. Poi la storia è andata in un certo modo, poteva andare anche nell'altro. Ebbene, qui proprio nel dibattito che c'era stato l'anno prima tra De Felice e Bobbio, Bobbio aveva posto una distinzione essenziale. Aveva detto: davanti a questi fatti, noi non dobbiamo giudicare la moralità degli individui, dobbiamo giudicare la moralità delle cause per le quali gli individui combattono. E alla fine pone una domanda retorica a De Felice. Gli dice: ma scusa, se avessero vinto loro? E De Felice non rispose. Comincia da allora questa retorica della memoria condivisa, per cui la divisione, la distinzione, i repubblichini, i partigiani, no, diventa, sì, Montecchi e Capuleti, Juventus e Toro, Torino, Milan e Inter, ecc.
una sorta di banalizzazione di un contrasto essenziale, e in cui si comincia appunto a parlare e si sostiene questa retorica della memoria che è già sbagliata in sé, si confonde la memoria con la storia. È evidente che le memorie non possono essere condivise in quanto sono soggettive, possono essere memorie di singoli o di comunità, ma sono soggettive, e ogni memoria comprende l'oblio, ogni memoria comprende l'errore, ogni memoria comprende la rimozione, quindi la dimenticanza volontaria o involontaria. Solo la storia può avere il compito di rimettere le cose a posto, per così dire, perché è un sapere tendenzialmente scientifico, ma si fa sui documenti, questo è il problema. E invece ormai il modello porta a porta, avendo delegittimato la storia come scienza, apre la porta a tutta una serie di mestieranti, attori, eccetera, eccetera, che cominciano a imperversare. Siamo ormai nel mio percorso, siamo arrivati in epoca più vicina, così potete pensare che mi avvicino anche io alla conclusione, però ancora un pochino. Siamo tornati nella piena era berlusconiana, e in quell'era ci si scatena. Nel modello pionistico della storia cominciano a emergere tutta una serie di personaggi, ma anche non solo nella storia, questo vale nella cultura. Pensate, io ricordo Lando Buzzanca che dice, confessa presso Audi, un politico, dice: sono sempre stato di destra e sono stato sempre emarginato perché di destra. Sono un grande attore, non si usa nell'era della Slavotta, ma insomma, finalmente adesso posso esprimermi. Allora, l'idea che la sinistra avesse esercitato un'egemonia talmente occhiuta da impedire a Lando Buzzanca di fare la sua performance era veramente bizzarra. E così via tutta una serie di personaggi che cominciano, vale dalla storiografia, vale fino appunto ai guitti da palcoscenico. E in questo percorso si arriverà poi al punto estremo. Punto estremo, e ovviamente devo nominare Giampaolo Pansa. Da Paolo Pansa, 2003, esce il primo volume di quella che diventerà una saga. Ormai sono una dozzina i volumi di Pansa. Perché diventa una saga? Perché in realtà il volume riscuote un enorme successo commerciale. Non dimentichiamo la componente commerciale, mercantile di questa operazione. Non mettiamo l'errore di fare semplicemente di Pansa, come dire, uno che fa politica attraverso questo, no, lì c'è soprattutto un interesse commerciale, funziona e quindi si ripete. E quello diventa anche però, il numero di copie vendute diventa una prova della validità di ciò che c'è scritto nelle copie, nei libri. Quante copie ha venduto lei? Mi disse, 2000, io 400.000, e quindi è evidente che 400.000 contiene la verità, 2000 non può contenere. Il successo di Pansa, in qualche modo, anche qui, ha un modello di riferimento, che è il modello Claudio Pavone. Perché Pavone cambia un po' il quadro e introduce, come dire, recupera il concetto di guerra civile? Perché viene da sinistra. E perché Pansa scuote? Se Pansa fosse stato etichettato come giornalista del tempo, no? Oh, il secolo d'Italia, Gervasio che scriveva queste cose a te. Invece Pansa no, scriveva sulla Repubblica, era nel gruppo fondatore della Repubblica, aveva una rubrica settimanale sull'Espresso, aveva fatto una tesi di laurea con Guido Quazza, comandante partigiano, storico, di sinistra, estremo, aveva fatto una tesi di laurea sui partigiani di Monferrato, importante all'epoca, insomma, tesi. E quindi Pansa aveva le credenziali per essere accreditato a sinistra. E quindi, se appunto guerra civile l'ha detto Pavone, finalmente adesso lo si può prendere per buono. Se un giornalista di sinistra, che ha una preparazione da storico, si dice perché si è lavorato con uno storico partigiano, ci parla dei crimini della... ci parla dei crimini dei partigiani, è evidente che la sua è una storia particolarmente credibile. Ora, se voi andate a fare un grande lavoro filologico, tutti fanno lo storico dei mestieri, andate a prendervi il primo libro di Pansa e confrontate con quelli che sono. Sono lo stesso libro travasato, come diceva Croce, la pseudostoria è quella che
fa un travaso di libri in altri libri. Cioè la grande fonte di Pansa sono i libri di Pisanò. Grande successo di Pansa perché evidentemente in quel momento storico c'è il clima adatto, c'è il clima adatto. Poco dopo Marcello Pera, senatore di Forza Italia, non ancora presidente del Senato, lo sapete da poco dopo, esplicitamente dice con arroganza, fastidio, dice basta con questa cavolata della resistenza, della Costituzione, e dice, direbbe la Costituzione nata dalla resistenza, è ora di finirla. L'antifascismo, la resistenza sono roba che appartengono al passato, la Costituzione è un'altra cosa, non c'entra nulla con quella. È ora di finirla con la retorica dell'antifascismo, pubblica il Corriere della Sera, l'intervista a cosa. Poco prima, nello stesso periodo, siamo sempre, uno storico di sinistra, non molto noto, ma che aveva una, era presidente dell'Istituto Storico della Resistenza Toscana, forse uno dei più importanti d'Italia, Roberto Ungarelli, curatore dell'opera Omera di Gaetano Salvemini, quindi un antifascista puro. Ungarelli improvvisamente pubblica un libretto intitolato Memoria, in cui racconta, non solo con orgoglio, ma con tracotanza, di essere stato un repubblichino combattente, militante, e rivendicava quella stagione. Rivendicava quella stagione appunto con tracotanza. De Felice aveva, negli ultimi suoi lavori, ultimo punto della biografia di Mussolini e nelle sue esternazioni di quel tempo, aveva, oltre a insistere sul fatto che i partigiani erano una minoranza, non avevano fatto la popolazione, politicamente sbagliati, militarmente irrilevanti se non dannosi, aveva recuperato un'espressione di uno scrittore che si chiama Sebastiano Satta, espressione diventata poi un topos dei defericiani, l'espressione zona grigia. E qui cosa vuol dire? Che tutta l'Italia, racconta De Felice, è una zona grigia. Ci sono poi due gruppi di esagitati, usa questa espressione, repubblichini e partigiani, che si combattono tra loro. L'Italia era estranea e indifferente, non gliene importava nulla. La zona grigia viene dilatata, diventa un concetto pregnante, e appunto tutto quanto poi la produzione revisionistica nella sua fase estrema rovescistica utilizzerà ampiamente questo concetto, facendolo una specie di chiave di carta di tornasole, di chiave interpretativa universale, dimenticando un dato essenziale, come tutti i manuali di guerriglia ci hanno insegnato dall'antichità a Carl Schmitt, a Bongui e Giap, nessuna guerriglia, nessun partigiano può vincere se non gode il favore del territorio. Questo è un dato essenziale su cui, come dire, non si può transigere. E ci sono molti modi di aiutare ovviamente i partigiani. I partigiani hanno goduto di quel favore. Bene, si arriva dunque, con la saga di Pansa, si arriva alla estremizzazione e quindi, rispetto a una certa stagione in cui c'era stata una mitizzazione della resistenza, a mio avviso necessaria, perché ogni comunità, come ogni Stato, ha bisogno di un mito fondante. La resistenza è stato il nostro mito fondante, guai a cancellarlo. Ebbene, però naturalmente in storiografia naturalmente non funzionano i miti. C'è stato un mito, c'è stata anche una stanchezza, il 25 aprile diventavano cerimonie stanche e ripetitive, prima di significato, la generazione anche del 68 si stufò, spesso in maniera crudele, toccò i suoi padri, avete fatto resistenza e allora? Ora noi siamo noi partigiani, e vabbè, con una certa crudeltà e superficialità. Ebbene, adesso nasceva l'antimito della resistenza, vale a dire i partigiani eroicizzati in una certa stagione venivano vilipesi, oltraggiati. I libri di Pansa presentano i partigiani come bande di ladri, assassini, stupratori, dietro ai quali c'è sempre però l'ombra comunista. Recentemente uno dei tanti, un giornalista del Corriere della Sera, perché ormai qualunque giornalista fa lo storico, no? Dario Fertile ha pubblicato un libro in cui sostiene che i fratelli Celli in realtà sono stati ammazzati per volontà dei comunisti. Non li hanno ammazzati i comunisti, ma in realtà li hanno fatti ammazzare.
Quindi vedete che questa onda lunga, no, arriva poi a qualunque estremizzazione, insomma. Bene, ma il punto d'arrivo forse è ancora il 2004, è a mio avviso la cosiddetta legge del ricordo. La legge del ricordo che da una parte dovrebbe essere una specie di contentino dato alla destra a contraltare la legge della memoria, però in realtà poi le due cose finiscono per mescolarsi. In tempi recentissimi a Roma è stata a febbraio, proprio 10 febbraio, è stata inaugurata una casa con la presenza degli assessori, è stato anche il presidente della provincia, della regione, mi ricordo, una casa della ricordo, in cui c'è stata una grande solidarietà della comunità israelitica romana rappresentata da quel sincero democratico che è Riccardo Pacifici, che ha detto la vostra battaglia è la nostra battaglia, inquietante. Quella legge del ricordo, votata con votazione quasi unanime, un pugno di astensione, recita, legge 30 marzo del 2004, recita legge del ricordo delle vittime delle foibe, dell'esodo degli italiani dalle terre Friuli, Dalmato, Giuliane, Istriane, eccetera, eccetera. Naturalmente di questa legge si è persa questa parte, è rimasto soltanto le vittime delle foibe. Da allora è stato tutto un fiorire di piazze dedicate alle vittime delle foibe, con una costruzione mitopoetica gigantesca, che nasce ancora una volta dalla televisione. In realtà quella legge del 2004 raccoglie una sedimentazione che nasce nel 91 con un programma televisivo, ancora una volta. In questo caso il programma televisivo si chiamava Mixer, se non ricordo male, condotto da Mentana. Minore. Quando qui dormi da Tomeo, sono sbagliato. Minore. Il quale Minore lancia il tema delle foibe. Abbiamo fatto un grande scoop. Lo scoop consiste nell'intervista a un foibato autosalvato, il quale racconta, una lunghissima intervista, racconta di essere stato lanciato una foiba vivo, mani, caviglie e polsi legati da fil di ferro, che però miracolosamente si è salvato, aggrappandosi ad un cespuglio, risalendo decine di metri. Udini. E addirittura questa lunga intervista, non ricordo il nome, lui me lo trovate, ci sono frammenti dell'intervista, addirittura viene creato per lui un premio, sì, il premio del personaggio televisivo dell'anno, no? Si è scoperto recentemente che questo signore non c'entrava proprio nulla, non è mai stato nella foiba, non partecipava a quelle battaglie, a quelle vicende. Ecco, ancora una volta il tema del contesto. Minori lancia questa cosa dicendo: finora c'è stato un silenzio terribile su una vicenda che ha riguardato, lui dice, decine di migliaia.